Io do il benvenuto a Carmelo e Cristina, che sono i genitori di Edoardo, e all'avvocato Bruno Sgrome. Grazie di essere qui. Ci sentiamo l'avvocato. Sì, il punto fondamentale... Raccontiamo la storia prima. Sì, a nostro avviso è questo. Allora, intanto Edoardo era seguito da, insomma, da questo centro ospedaliero importante a Roma dal 2013 fino a, diciamo, gennaio-febbraio 2016. Sì. In quest'arco temporale gli veniva somministrato un farmaco, un beta bloccante, fondamentale perché è un farmaco che evita che vi possano essere le morti improvvise. Questo secondo la bibliografia scientifica. Ok. Okay, cosa succede? Dopo questi tre anni, il 29 gennaio del 2016, viene fatta un ecocardiogramma e appunto che evidenziava questo stato appunto di equilibrio, diciamo, di Edoardo, al che i medici decidono di sospendere la somministrazione di questo farmaco, ma per soli 10 giorni, per capire se in questa fascia temporale accadesse o meno qualche cosa. Che succede? Dopo 10 giorni, quando hanno rifatto la stessa ecografia, la stessa analisi, quindi l'ecocardiogramma, è emerso invece uno stato non più di equilibrio. Queste estasistolie erano raddoppiate. Tant'è che ci fu un medico interno alla stessa struttura. Ma io non ci credo. Cioè, per 10 giorni gli hanno sospeso le cure. Ma va bene, questi 10 giorni. Questo 10 giorni va bene perché dovevano verificare se il quadro continuava a essere un quadro di equilibrio o meno. Allo scadere dei 10 giorni, quando hanno rifatto le analisi, questo stato di equilibrio, diciamo, di Edoardo non c'era più. Quindi, tant'è che un medico ha consigliato di riprendere la somministrazione del farmaco, mentre il primario ha invece ha detto di continuare la sospensione per 3 mesi. Per altri 3 mesi? È un arco temporale. In questi 3 mesi che cosa è successo? Che succede? Che dopo 2 mesi Edoardo decede, insomma, non arriva alla visita quella dei 3 mesi. Che cosa, in ogni caso, chiedete adesso? Come ha detto il dottore, siamo nella fase delle indagini preliminari, però c'è stata una consulenza tecnica d'ufficio esperita dal pubblico ministero, il quale si è rivolto chiaramente a un medico legale e a un cardiologo affinché verificassero se vi fossero delle responsabilità, e questa consulenza ha rilevato delle responsabilità nei confronti proprio del fatto che sia stato interrotta la somministrazione. Appena avete delle novità, tornate qui in studio a raccontarcele. Grazie intanto, un abbraccio forte a Cristina e Carmelo.